ed il filò che raccontava la storia dei nostri luoghi. Si poteva immaginare il grano duro e il frumento. Sì, ma come si chiama? Ramoa, te l'ho detto anche prima, soco. Di conseguenza, una delle prime lavorazioni dopo che erano andati sul bosco, metto a portare il panno a biscottare. Sì, ecco qua. E lentamente e per magia 800, 1000 metri di pura seta venivano raccolte. E sta qua che è tutta sporca in sta maniera, cosa sei? Questa qua, asellana di piegora gresa. Però bisogna lavarla che tu piegora, è tutta sporca. Hai detto lavai oggi stamattina? Sì, Mare, che ho appena tolto l'acqua dal pozzo. Ciao, Mare. Ciao. E se tutte fatte alte con un muccio di finestre. Perché? Ti girava anche questo e l'urtava avanti e veniva fuori. Bisogna che attraverso stanotte, perché se stanotte c'è il di luna che gli vedo, se no non so come fare. No! Sì, oggi compito di matematica. Quante gambe hai questo qua? Tre. E questo? Una. E ti? Due. Prova a fargli osaiare io. Togli io. Domani mattina mi fa l'ovetto su amico e ovvio che deve regare. Bombo? E va a fumare a metà. Questo qua te grati, su fai i ciori qua e se ne fai panotte. Oh, c'è un poco di ringa. Che qui a Tessasia. Vabbè, vai. 300 anni. Le duro e le trio veniamo. Ah, ma qui a sposare, sei incinta, sì, non qui a sposare. Questo freddo qua, mettiamo sotto a Monica. Comunque domenica passo a benedire le case. Quindi. Mi raccomando. Sì. Buh, Mare, partiamo con Rosario che dopo sei ora di andare in Neto. Era molto difficile trovare la soluzione ed insomma il perdono. Quel perdono che veniva dato con la benedizione del defunto che veniva regolarmente proposta in casa sua. Guarda, tutto pronto, pane e fiora. E guarda tutti i vestitini, i camisetti. Uomo, che ora si tu arrivai ieri sera? E ora, viene femmina. A me pare che campanie e suonava un botto. La carta pesta che una volta veniva utilizzata nelle nostre famiglie. A me, i nostri vecchi, gli mega insegna a amar e a vivere le nostre origini. Ciao!